Ecco qua, montato e funzionante. Qual è il vantaggio di questo nuovo modello? Che ha la possibilità di utilizzare un encoder per fare scelte. In più c'ho una scalina per le allarme e poi il tasto reset. Con il tasto reset in pratica ho il vantaggio di aver potuto eliminare questo qui. Questo era posizionato sopra la scheda madre. Ogni volta che dovevo fare il reset, avevo questo oggetto qui posizionato all'interno della scheda madre, premevo e andava in reset. Invece non mi serve più, in quanto lo devo fare, lo faccio qui. Poi a parte c'è anche il discorso della veste grafica migliorata e ho risolto anche il problema dello schermo che andava in scratch. Perché questo box qui adesso in plastica, l'altro invece in metallo e creava delle interferenze. Adesso vi faccio vedere come aggiornare e utilizzare questo schermo. Ovviamente non ho chiuso ancora perché devo fare un'ulteriore modifica. In effetti adesso andiamo a fare la stampa del coperchio. A questo punto passiamo alla configurazione del nostro Marlin, il nostro firewall. Ovviamente parto con la premessa che già conoscete questo programma, perché per cambiare i display bisogna utilizzare questo programma qui. Se non sapete farlo, vi rimando con un link a un mio video precedente dove vi spiego cosa fare per utilizzare questo software. Allora, la prima cosa da fare è quella di andare a installare le librerie, queste qui. Quindi, come si fa per chi non lo sapesse? Andiamo in gestione librerie e ci andiamo a cercare queste qui, copia, incolla, ecco qui, io ho installato tutte, quindi sono più o meno 1, 2, 3, 4, io le ho installate tutte. Beh, adesso mi chiede anche un aggiornamento, ho visto l'aggiornamento, vabbè, l'ha fatto lui in automatico, ecco qui, aggiorna, a posto, aggiornato. Non è molto difficile, io ne ho tutte e quattro perché nel dubbio, perché nel preciso non sapevo qual erano e le ho tutte e quattro. Quindi chiudiamo e andiamo a fare la configurazione. Dopo questo, ciò che ci serve per far funzionare il nostro display sono c'è da cambiare in pratica dei parametri. Allora, nelle righe superiori sono i parametri necessari per personalizzare la nostra stampante. Io l'ho chiamata Leo C8 perché mi piaceva così, infatti l'ho completamente rifatta, quindi è anche doveroso cambiare anche il nome. Come si fa a cambiare le voci? Molti vanno a scorrere direttamente la lista del config, non interessa questo qui, il file di configurazione H, lo vanno a scorrere per intero e io trovo un'operazione molto inutile. Io vi do il consiglio di fare in questo modo, di selezionare una riga chiave, la copiamo, andiamo su modifica, trova, incolla e trova successivo. Come vedete, ci ha riportato direttamente alla riga interessata, che in questo caso già è stata modificata, che questo file è personalizzato. Quindi vi faccio vedere di nuovo con un'altra riga, seleziono questo, copia, andiamo di nuovo su modifica, trova, incolla, trova. E noi andiamo a modificare i valori che ci interessano. Adesso passiamo alla voce abilitare. Come si fa? Andiamo a selezionare di nuovo, copia, modifica, trova, incolla, trova. In teoria noi andremo a ritrovarci questa riga con questi qua, i doppi slash. Con questi doppi slash praticamente Marlin interpreta la riga come un commento, non un comando. Noi per abilitarlo dobbiamo fare altro che cancellarli. Cancellando le due righe, questa qui, questo comando, questa istruzione viene abilitata. Infatti, se vedete nelle parti superiori, anche qui sono disabilitate perché al momento non servono, perché questi sono file di configurazione che si adattano a diverse necessità. Ritorniamo di nuovo al file. Dopo aver personalizzato e ricordatevi di imposta la lingua e i caratteri, andiamo a lavorare direttamente sopra la parte che interessa, il display. Quindi
anche qui ritroviamo la stessa cosa, disabilitare e abilitare. Questa qui, questa riga è importante in quanto copia, aspettate, la troviamo un attimo e poi ve lo spiego, incolla, trova, in quanto questa qui si riferisce al vecchio display, quindi al display LCD 2004, quello che di solito ci viene dato insieme alla stampante. Questa va disabilitata, ovviamente per disabilitare dovete mettere i doppi slash perché lo troverete in questa impostazione, quindi non dovete fare altro che aggiungere le doppie slash. È meglio conservarlo perché un domani potrebbe essere utile ritornare in una impostazione precedente e basta soltanto staccare e attaccare, non cancellate mai nessuna riga. Una cosa importante, la stessa cosa ripetiamo per le altre righe, come questa qui, che adesso vi spiego che cos'è. In pratica qui andiamo sul display nuovo che abbiamo, Anet Full Graphic LCD, si riferisce, ecco qua, 12864 display che ci è arrivato per posta. Vedi qua addirittura viene suggerita anche dove comprarlo, su AliExpress. Infatti io l'ho comprato da AliExpress per poco, non mi ricordo, sui 10 euro. Un'altra riga che dovete abilitare è questa qui, è importantissima, copia. Adesso ci andiamo di persona e vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare. Il mio mouse fa i capricci. Incolla e trova, ecco qui, questo qui è, si fa riferimento comunque a nuovo display che abbiamo installato. In pratica questa funzione richiama il completo utilizzo del display. Queste tre voci che vedete sotto, queste qui, ST7, giusto, leggo bene, no, ST7920, non sono riportate, non le troverete sotto a questa riga. Cioè in pratica in default voi troverete in questo modo, ecco qui, lo troverete in questo modo. Invece noi dobbiamo aggiungere queste righe, dobbiamo aggiungere queste righe, ovviamente dobbiamo anche diselezionare quella riga Full Graphic Smart Control. Queste due righe in pratica creano un ritardo, un leggero ritardo in questo schermo, perché è necessario per prevenire un difetto di visualizzazione che nessuno su internet è stato in grado di darmi delle spiegazioni, perché non capita a tutti. Però se capita a voi, anzi io vi direi, vi consiglio di includerle, tanto comunque non può succedere nulla, nulla alla stampante, la stampante non viene rovinata, quindi vi suggerisco di aggiungere queste tre righe. Ovviamente per comodità questo file txt ve lo metterò in descrizione, ve lo giro direttamente al mio sito. A questo punto non serve nient'altro da aggiungere, ok, possiamo passare direttamente al carico del nostro file direttamente sulla stampante. Detto questo, non ho un'altra da aggiungere. Una cosa importante, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like sotto questo video. Se trovate problemi a riguardo, fatemelo sapere che cercherò di vedere se trovo una soluzione e ve la suggerisco tra i commenti. Vi ringrazio della vostra attenzione, a voi una buona giornata.